Oggi si parla spesso di un'alleanza interna. L'uomo dialoga in fondo solo con se stesso. Ha interrotto, come atto, o dichiarato, o di fatto, un ateismo pratico. Ha interrotto il dialogo con l'altro, la lettera maiuscola, con Dio. Quindi può dialogare solo con se stesso. E mentre l'alleanza con Dio ci porta alla pienezza della vita, perché Dio è vita, l'alleanza con se stesso è triste e porta a parlare di morte. Ecco, un discorso che si fa molto attuale. Oggi si parla di testamento biologico. L'uomo che si sente padrone della vita non dialoga più con Dio e dice a se stesso che può portarsi la morte. È stata inventata questa espressione, testamento biologico, come se fosse una cosa positiva. Dentro c'è il cumulo di due morti, di due violenze. C'è il peccato del suicidio, morte portata a se stesso, decisa a distanza anche di giorni, forse di anni, e morte con la collaborazione nel caso di un altro che ti dovrebbe assistere, o meglio ti dovrebbe uccidere. Morte più morte, davvero una strategia del principe della morte, che è il demonio. L'uomo parla di morte e la vorrà aggiungere, ma con un dramma enorme. È l'ultima decisione, al di là della quale c'è l'eternità, e chi consapevolmente sceglie il suicidio o l'omicidio trova la morte eterna, una vera invenzione del demonio, perché è un'alleanza con lui. Ecco l'attualizzazione. Dobbiamo ritrovare l'alleanza con Dio. Dio è vita, Dio è amore, e anche i nostri ultimi istanti sono nella decisione di amare per sempre la vita. Non parliamo di accanimento terapeutico, quello non rientra in questo argomento. L'uomo ritorni a Dio. Dio già parla con noi e subito dice: eccomi. Ecco, ringraziamo il Signore che attraverso la Chiesa ci dona questo insegnamento e ci ripete ancora il messaggio di Gesù, che dice: il tempo è compiuto. Anche quello di tutta la vita si compie. Il regno di Dio è vicino, la vita eterna è vicinissima in fondo. Convertitevi, ascoltate questa parola, credete al Vangelo, credete a Gesù. Vita, vita eterna. E la Madonna, madre della vita, madre di Gesù, ci accompagni in questa Quaresima, ci faccia vivere poi una bella giornata piena di vita che si chiama Pasqua, nel tempo e un giorno nell'eternità, Pasqua eterna. E siate tutti benedetti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e di Maria, Madre della vita. Alleluia.